Patrizia Gobat, che è la nostra valentissima presidente nel comitato delle professioni. Io non riesco pur dovendo essere veloce, sarò velocissimo, non riesco a non partire dal 1500, perché l'incontro di oggi ha avuto delle basi storiche. Nel 1500 Leonardo lasciò Milano e venne a Venezia, e dove tra le varie cose che ci ha lasciato svolse anche una funzione ingegneristica molto importante. Tra le varie cose che ci ha lasciato e che abbiamo la possibilità di vedere alla chiesa di San Barnaba qui vicino, ecco, qui c'è l'uomo vitruviano, non è un riferimento all'equo compenso, perché un euro è un po' poco, ne parlava prima la presidente nazionale del CUP, di questa scandalosa sentenza che c'è stata da parte del Consiglio di Stato, no? L'ha ricordato all'inizio il fatto che stiamo combattendo ormai da anni come professionisti, tutti i professionisti, sul fatto che il compenso deve essere equo, non ci possono essere incarichi da parte della pubblica amministrazione a costo zero, le prestazioni non possono essere gratuite. Ma torno appunto a questo mio rapidissimo escursus storico. Leonardo, quando venne a Venezia, ideò una, tra le varie opere che progettò, ideò una diga mobile da installare alla confluenza tra l'Isonzo e il Vipacco, in grado di provocare l'inondazione sui presidi del nemico in terraferma. Era il periodo di tensione tra Venezia e i turchi, gli ottomani, e Leonardo dette il suo contributo dal punto di vista tecnico. Progettò, ideò una diga mobile, qualche riferimento forse suonerà familiare a qualcuno. Noi oggi ci stiamo di nuovo cimentando con le dighe mobili del Mose, evidentemente è una caratteristica propria della nostra città. Mi è molto piaciuto questo riferimento, questo transito tra il nostro passato, questo escursus storico che riguarda tutte le professioni, perché credo che il senso dell'incontro di oggi sia proprio quello di rivelare, di ritrovare le fondamenta delle nostre professioni per comprendere meglio il nostro ruolo di oggi, qual è la nostra funzione oggi. Mi sono piaciuti, e li riprendo, alcuni concetti che sono stati esposti già in precedenza. Mi riferisco in particolare all'assessore Venturini, che ha parlato della disintermediazione. Ci sono stati in questi anni delle azioni quasi a svilire il ruolo degli ordini professionali. A un certo momento addirittura li si volevano cancellare, perché ci doveva essere un dialogo diretto tra l'amministrazione centrale e il singolo professionista, quasi come se gli ordini, i collegi professionali non svolgessero un ruolo fondamentale per la qualità dell'azione professionale, un'azione che si dipana nel rapporto tra pubblica amministrazione, produttori dei beni e dei servizi, singoli cittadini. I professionisti svolgono certamente un ruolo fondamentale nella società per garantire la qualità del lavoro e la difesa delle competenze. La difesa evidentemente anche in termini di parcella professionale, di competenze professionali, e lì ritorniamo al discorso che facevo all'inizio. Tutto questo lo fanno gli ordini, lo fanno i professionisti, specialmente in questa fase di ripresa che indubbiamente c'è, speriamo che non venga di nuovo strozzata da questa nuova vampata della pandemia, e per la concreta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la quale siamo tutti impegnati. Sappiamo che recentemente c'è stata questa azione di acquisizione, di ricerca di professionisti, 1000 professionisti per il Recovery Plan, ricercati dal Ministero della Funzione Pubblica,
per sostenere, aiutare, affiancare la pubblica amministrazione e gli operatori del settore, nella, qui chiaramente sconfino nelle professioni tecniche, ma sappiamo che invece vengono coinvolte anche le altre professionalità, i commercialisti, i consulenti del lavoro e quant'altro, appunto per avere questa azione sinergica nell'aiutare a portare a compimento entro il 2026 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Concludo con un cenno velocissimo al ruolo, al riposizionamento della città. Ne parlava sempre l'assessore Venturini. Venezia deve riprendersi, ma con direzioni che devono essere meglio calibrate rispetto al passato. Questo credo che siamo tutti d'accordo, non è possibile che la città viva solo del turismo mordi e fuggi, ma deve avere un ruolo molto più ampio e maggiormente dimensionato rispetto alla dimensione della città stessa. Venezia è fisicamente una città molto piccola, di dimensioni molto modeste, non può sopportare un turismo di massa. C'è il tema di Porto Marghera, che è il waterfront di Venezia, lì la riqualificazione della zona industriale è un tema col quale credo tutti si devono misurare, naturalmente in primis le istituzioni che devono avere un disegno strategico per quell'area fondamentale. E quindi centro storico, ma non solo centro storico, anche terraferma, la collaborazione con la pubblica amministrazione, ne parlava prima Valdiziglio, i professionisti devono essere la seconda gamba per la ripresa post-pandemica. La professione, i liberi professionisti, e concludo, ma non solo, l'Ordine degli Ingegneri di Venezia conta 2.300 iscritti, di cui un terzo liberi professionisti, ma due terzi sono dipendenti pubblici, dipendenti privati, e svolgono anch'essi un ruolo fondamentale, professionale, all'interno delle pubbliche amministrazioni, ed è un ruolo che credo vada riconosciuto. Grazie, con tutto. Grazie soprattutto per la velocità, grazie alla regia.